Direttore, chiudiamo con un bel momento l'anno che ci stiamo per lasciare alle spalle, un allenamento congiunto con la Salernitana. Sì, è l'ultima partita di questo anno, non potevamo sperare di meglio di giocare con un club di Serie A che ha permesso di fare una partita importante, quindi di fare un allenamento valido. Soprattutto abbiamo dato una mano a una società amica per potersi allenare e potersi preparare bene alla gara che li vedrà contro il Milan. Per noi è una partita importante, una partita di fine anno, ma l'obiettivo resta sempre la gara con l'Avellino, quindi stiamo lavorando per raggiungere nel migliore delle condizioni psicofisiche la partita con l'Avellino. Beh, possiamo commentare anche il risultato, ci siamo difesi bene. 2-1. Eravamo anche in vantaggio allora, se vogliamo dirla tutta. No, no, i risultati non contano in queste partite, conta potersi allenare bene e poter lavorare e far vedere e mettere in mostra quello che l'allenatore prepara durante la settimana. Chiaramente con una squadra così forte tutto diventa più difficile, ma è molto, molto più allenante ed è più valida di una gara normale. Però è sempre una partita di allenamento, quindi va presa con le molle. Beh, fine anno anche tempo di bilancio. Possiamo commentare insieme a lei questa prima fetta di campionato? Abbiamo appena iniziato il girone di ritorno. Ma è chiaro che se dobbiamo fare un bilancio, è un bilancio positivo. È normale che noi veniamo dalla vittoria del campionato di Serie D, che rimane comunque nell'annata 2022. Siamo in un campionato nuovo, ci siamo assestati bene, siamo fuori dai play-off, dai play-out, quindi di conseguenza possiamo dire che è un'annata positiva. È chiaro che questo deve essere solo il punto di partenza, dobbiamo continuare a lavorare perché è un campionato molto complicato, che porta degli ostacoli dietro ogni angolo, quindi dobbiamo stare con gli occhi aperti, dobbiamo lavorare e dobbiamo puntare il prima possibile a questa salvezza. Allora, siamo soltanto però a metà del lavoro, ci aspetta ancora, ecco, l'altra parte del campionato. Con l'inizio del nuovo anno, le faccio questa domanda perché ce lo chiedono in tanti, arriveranno queste novità in campo, direttore? Oggi c'era l'attenzione particolare anche su qualche Le giocatore in campo. chiacchiere sono tante, come al solito, è normale che stiamo lavorando e stiamo cercando di migliorare la rosa in dove noi riteniamo possa essere migliorata. È normale che questo è un mercato complicato perché bisogna trovare calciatori scontenti che abbiano caratteristiche vicine a quello che serve a noi, soprattutto giocatori che abbiano la possibilità di potersi muovere. Quindi stiamo lavorando su più fronti, siamo attivi anche da prima dell'apertura del mercato, stiamo cercando di allacciare contatti, chiamare giocatori. È chiaro che è tutto ancora in alto mare, però ci sono tante trattative ben avviate. Vedremo con la riapertura del mercato cosa riusciremo a fare. Quindi le annunceremo, insomma, fra qualche Assolutamente giorno, sì. subito Finché, dopo. no, finché non si mette nero su bianco non possiamo annunciare nulla. Allora, intanto, come dire, ci godiamo questo momento, siamo alla fine dell'anno, approfittiamo di questa intervista per fare davvero gli auguri dal nome di tutta la famiglia Rossoblù, direttore. La cosa più importante in queste gare e in queste partite così è giusto fare gli auguri a tutti quanti, da parte della società, da parte della squadra, da parte di tutto il mondo rossoblù, come hai detto tu, a tutti quanti i nostri tifosi e non solo, alle loro famiglie, a tutte le persone che ci seguono e anche quelli che non ci seguono. Mi auguro che sia un buon anno per noi e per tutti quanti, ma soprattutto un anno più sereno e in un mondo migliore. Ci vediamo anzi ad Agropoli per l'Avellino. Speriamo di essere numerosi e speriamo di ripartire alla grande. Grazie. Grazie a tutti e buon anno.